Ebbene, buonasera. Buonasera, chi sei già collegato? Siamo qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Io sono Cristina Vignato e questa, ciao Graziella, e questa è la prima delle quattro serate che ci vedrà insieme. Ciao Erika, nei prossimi 4 mesi. Allora, ciao Cristina. Grazie. Ecco, innanzitutto io voglio ringraziare Enrico Ballantini per avermi invitato qui, Anna Tamburini Torre, altrettanto, anzi direi che con lei, parlando con lei, grazie al suo invito, è nata questa idea di fare una specie di rubrica. Allora io gli ho detto: beh, se devo fare la rubrica, si chiamerà Apriti Cielo. Apriti Cielo, che è anche il titolo del mio prossimo libro, anzi veramente il sottotitolo, ma è il titolo originale, Apriti Cielo. E il mio libro uscirà a fine gennaio con il titolo Letture dalla Cascia, Apriti Cielo. L'idea è proprio quella di creare uno spazio dove io porterò quello che sono le informazioni che ricevo dalla Akasha, connettendomi a registri akashici, ma non solo quello. Porterò tutto quello che ritengo possa essere d'aiuto in questo momento particolarissimo che stiamo vivendo. E soprattutto è uno spazio aperto, nel senso che se poi avete degli argomenti o delle domande o delle cose su cui magari vorreste un approfondimento, potete segnalarmele oppure scrivermi e io cercherò insomma di accontentarvi, ecco. E allora io direi che possiamo cominciare. Io comincio col dire che non amo queste cose online. Ringrazio per la possibilità e devo dire sì, che tendenzialmente non le amo perché non mi sento molto a mio agio, insomma, davanti al mio computer, anche se dici dovresti essere abituata a parlare da sola, tu che canalizzi i registri akashici. Beh, è un po' diverso. Quando lo faccio sono nell'intimità della mia stanza, con la mascherina sugli occhi, io sugli occhi la mascherina. E quindi insomma è un po' diverso. E mi piacerebbe avervi davanti perché invece mi piace incontrare le persone e trovo che ogni occasione sia meravigliosa per elevare un pochino, come dire, la vibrazione, no? Anche di quello che diciamo. Quindi adesso vi chiederei una cosa, se siete d'accordo, penso di sì, perché magari cominciamo con connetterci, no? In che modo? Ecco, non vi posso vedere, non posso vedere i vostri bellissimi occhi,
non posso sentirvi, no? Con i sensi fisici, però mi piacerebbe sentirvi con i super sensi, sentirvi con il cuore. E allora, per aiutarmi un pochino a sciogliermi davanti a questa macchina, vi chiederei di, così insieme a me, di chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi perché così non ci facciamo distrarre dal computer, da quello che avviene e portiamo la nostra attenzione al centro del nostro petto. Il nostro cuore energetico e portiamo lì il respiro, aumentando un po' il respiro, inspirando profondamente insieme una volta ed espirando, proprio come se prendessimo l'aria dal centro del nostro petto e la espirassimo dal centro del nostro petto, dal nostro cuore. Lo facciamo un'altra volta tutti insieme, inspiriamo dal cuore ed espiriamo. E un'ultima e terza volta, inspiriamo dal cuore ed espiriamo. Rimaniamo sempre con gli occhi chiusi. Sempre con l'attenzione al centro del nostro petto. E poiché molte persone mi chiedono come si fa a contattare il cuore, questa è una modalità. E quindi portiamo la nostra attenzione lì ed entriamo in contatto con quella parte allegra di noi, quella parte leggera, quella parte dolce, quella parte buona, tenera di noi. Entriamo in contatto con la parte forte, con la parte coraggiosa, con la parte ardita di noi. E ancora entriamo in contatto con la parte fantasiosa, con la parte che sogna, che immagina di noi. Entriamo in contatto con la parte che ride, con la nostra risata, con la parte di noi che comprende, che sente, che capisce, che empatizza. Ecco, questo è il nostro cuore. Entriamo in contatto in una parola sola con tutto l'amore che c'è. E respiriamo, respiriamo questo amore. Una e un'altra volta, poiché il respiro ci connette al cuore, ci connette alle dimensioni non fisiche in cui anche viviamo, ci connette alle dimensioni oltre lo spazio e oltre il tempo in cui anche noi esistiamo. E da questo luogo non luogo, da questo centro del nostro cuore, ora possiamo immaginare o percepire o visualizzare dei raggi dorati, dei raggi luminosi, proprio come quelli del sole, che escono dal centro del nostro cuore. E raggiungono il cuore di tutte le persone che in questo momento sono connesse. Io sento i vostri cuori, sento i raggi dei vostri cuori arrivare al mio, e dal mio partono migliaia e migliaia di raggi per arrivare al vostro. E respiriamo in questa connessione di cuore. E respiriamo in questa connessione che va oltre la distanza. E respiriamo in questo spazio sicuro, accogliente, che è il nostro cuore. E stiamo.
In questo spazio io mi sento già molto più a mio agio e spero che anche voi. E da questo spazio, con questa sensazione di contatto, di unione, facciamo un respiro profondo e ci ritroviamo qui. Possiamo aprire gli occhi. Ci ritroviamo in questo cerchio di cuori. Bene, grazie per chi si è connesso adesso. E grazie per avermi messo più a mio agio. Bene, allora ho iniziato parlando di cuore, parlo spesso di cuore. Perché? Perché è importante che noi ci ricordiamo che siamo quello, il cuore, il sé superiore, come preferite chiamarlo, ma siamo quella parte di noi che è ovunque. Siamo quella parte di noi che non è una parte di noi, è noi. È importante che ce lo ricordiamo perché in questo modo noi possiamo affrontare ogni situazione. Possiamo affrontare questa dimensione, la terza, in cui abbiamo scelto di tornare e possiamo vivere, ricevere, comprendere da altre dimensioni. Quando ci identifichiamo con il cuore, con questa parte eterna, noi possiamo tutto. Vi ho creato ad immagine e somiglianza, pare che abbia detto Dio. Ecco, ricordiamoci che noi siamo questa immagine. Allora, in questi giorni riflettevo su veramente chi siamo noi, perché vorrei che questo spazio fosse uno spazio nutriente in cui si potesse parlare, e magari non solo io da sola, insomma, magari alla fine con le vostre domande. Si potesse parlare di qualcosa di più alto. Io non so voi, ma sono stufa di sentire i soliti discorsi tremendi. Qui si tratta di risvegliarci, qui si tratta di agire come gli dèi e le dee che siamo. Qui si tratta di andare oltre le apparenze, di ricordarci che questa è una proiezione della nostra mente, di una parte di noi, non di noi, di una parte di noi, che ci piaccia o meno. Allora io direi di sintonizzare la nostra mente, soprattutto la nostra mente con il nostro cuore, per attivare e per ampliare, per nutrire, questa è la parola giusta, anche questa altra parte di noi di cui parlavo prima, questa parte vera, anzi l'unica parte vera, il nostro cuore. Iniziamo quindi queste conversazioni, monologhi, chiamiamole conversazioni akashiche, perché? Perché la connessione all'akasha è la connessione all'ottava dimensione. Queste dimensioni cosa sono? Sono stati dell'essere, sì, potremmo definirle tali. Noi abbiamo sempre l'idea che ci sia una progressione, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi per andare alla prima, alla seconda devi essere già nella prima, per andare alla terza. Non è così, perché nell'universo, nella vita, tutto si muove con un movimento rotatorio, perciò le dimensioni in realtà sono un modo di dire, perché dobbiamo pure usare delle parole, però
cominciamo a credere, a sentire che noi siamo in più posti contemporaneamente, in più dimensioni. Allora, quando mi collego all'Akasha, io mi focalizzo, io voglio, come dire, mettermi da parte e diventare un canale, un sistema di trasmissione e ricezione. I maestri, quando parlano di noi, parlano dei nostri sistemi, il tuo sistema. Ecco, magari la parola non è molto romantica, però è per indicare qualcosa di neutro, no? Quindi renderci neutri per prendere le informazioni e portarle qui. Queste informazioni sono importanti non solo perché appunto possiamo chiedere le cose, avere le risposte, capire meglio, conoscerci meglio, ma perché ci formano, perché è come se noi nelle nostre incursioni akashiche, è come se noi sviluppassimo queste altre parti di noi che di solito appunto non usiamo, che nemmeno sappiamo di avere. Tutti siamo connessi alla cascia, nessuno escluso, perché la nostra memoria è la memoria del tutto, ok? Queste parole, queste cose sono registrate non solo su Facebook, ma anche in Akasha. Allora rendiamoci conto di quanto importante è quello che noi diciamo e quello che noi pensiamo. Perché tutto quello che noi pensiamo, diciamo, sentiamo, facciamo, non va perso. E ricordatevi che ogni cosa ha un effetto, ogni pensiero ha un effetto, ogni azione ha un effetto. Allora domandiamoci sempre, prima di muoverci, prima di dire qualcosa, prima di prendere una decisione, qual è veramente il mio scopo nel dire, pensare o fare questo? Io me lo domando spesso. Dico, ok, io non sono qui per sempre nel corpo. Che cosa davvero è importante che io possa lasciare, possa, sì, possa lasciare, no? Perché tutto quello che dico è... Alla fine, dopo tanti ragionamenti e tante cose, ho detto, ho capito che io devo mettere, devo, no, non è un verbo giusto, io posso e voglio mettere amore in ogni cosa, anche quando mi arrabbio. Sembra un paradosso, ma è così. Io voglio che tutto sia intriso d'amore. Perché so che l'amore ripara, protegge, crea, guarisce, è l'unica forza che c'è e noi ce l'abbiamo perché siamo fatte di questo. Allora io in queste serate cercherò di mettere tutto il mio amore. Dirò cose banali, dirò cose che sapete già, non ha importanza. Chi vuole partecipare sappia che quello che io faccio e quello che fanno i maestri con me quando mi connetto, una doccia d'amore. Ecco, io voglio, cerco di emanare questo, perché questo è quello che può davvero trasformare, quello che non vibra con l'amore. Siamo nella dualità, ok? Siamo nella terza dimensione che ci permette di sperimentare l'opposto. Quindi siamo abituati a pensare sempre in termini dualistici e quindi sempre come o così o come diceva la pubblicità, o è buono o è cattivo, o è giusto o è sbagliato, o è bianco o è nero. Se è bianco non può essere nero e viceversa. Questa è una possibilità. In questo momento io sto vedendo moltissime opposizioni e la cosa buffa è che le opposizioni
poi si cambiano, cioè quelle che prima erano opposti poi diventano uniti e viceversa. Ebbene, questa cosa, le informazioni sono contrastanti. Questa cosa può sembrare, come dire, spiazzante, no? Però in realtà, per come la vedo io, è un proprio tipico dei momenti di trasformazione. È come se dovessimo uscire dall'idea, che la luce è buona e l'ombra è cattiva. Ovviamente sto dicendo una cosa grande. È come se dovessimo capire che finché noi siamo qui c'è la luce e c'è l'ombra. Ma non è detto che una è buona e l'altra è cattiva, nessuna delle due è buona o cattiva. Mi viene da dire che una è luce e l'altra è ombra. Perché dico questo? Perché questo ci toglie dall'idea di doverci schierare, di dover appartenere a, di dover prendere le parti di dover protestare contro, cioè. Protestare contro o appartenere a fa sempre parte di questa divisione. Nel messaggio precedente che ho canalizzato dai registri akashici cosmici, che se volete trovate pubblicato sul mio sito, cristinavignato.com, mi ricordo che i maestri aprivano la lettura con la visione di due cascate opposte, una di fronte all'altra, no? E da queste scaturiva una luce. Infatti, il titolo dell'articolo l'ho chiamato, mi sembra, un'altra luce. E questa cosa mi ha fatto pensare, no? Perché appunto è come se in questo momento noi fossimo chiamati a capire che stiamo per uscire da questa dualità. Ma per uscire da questa dualità dobbiamo accogliere tutte e due, cioè ecco, contemplare tutte e due le forze. Cercando di resistere non è facile alla tentazione di schierarci con l'una o con l'altra, cercando di rimanere nel centro, cercando di rimanere neutri, osservatori. Questo è importante per la nostra salute. Sì, la nostra salute psico-emotivo-fisica. Perché è un momento molto. Ciao Daniela, è un momento molto. Mi viene una parola in inglese, challenging, sfidante in italiano, stimolante. Cioè, è un momento in cui è molto facile uscire dal centro. E questo è quello che moltissime persone in questo periodo mi dicono, mi chiamano, mi raccontano, sì, ma noi ricordiamoci che siamo forti, ricordiamoci che non siamo la nostra personalità, ok? Ricordiamoci che noi siamo quello, come dice il maestro indiano con un nome difficile, tu sei quello, e noi siamo il sé superiore, il cuore, noi siamo quella cosa lì eterna che pulsa. Pulsa d'amore. Cerchiamo sempre di fare un passo indietro, di andare lì, di resistere alla tentazione di uscire e reagire. Questo non significa che dobbiamo essere della specie di zombie che si bevono tutto quello che gli viene detto, che fanno. Come obbedienti, pecorelle, la qualunque, perché bisogna farlo. Attenzione! Essere nel cuore non significa essere scemi, significa attuare il discernimento, osservare con la giusta distanza e soprattutto con amore, anche quelli che non ci corrispondono. Quelli che non ci piacciono, quelli che non hanno niente a che fare con noi, tutte queste sono storie vecchie. Con amore significa con amore, ok? Questo dobbiamo fare. Se siamo tornati qui e se questa sera non stiamo guardando
la televisione è perché noi siamo venuti a sostenere questo periodo. Siamo tutti a sostenere chi? Gli altri, quelli che guardano la televisione. Sì, siamo venuti a sostenere chi per qualsiasi motivo che non ci importa non arriva a sentire, a riconoscere chi è davvero. Quindi non possiamo poi noi permetterci di tornare indietro. Possiamo sempre farlo perché tanto i maestri ci amano sempre comunque. Però intendo dire, dobbiamo ricordarci tra di noi, dobbiamo sostenerci, dobbiamo attuare l'io sono. E l'io sono in realtà racchiude proprio il tutto, cioè tutto parte dall'io sono. Io sono il maestro Yeshua, la via, la verità. Io sono. Cosa significa? Sono andata a riprendere un libretto. Libretto perché è piccolo di formato ma grande di contenuto, meraviglioso, che lessi molti, molti, non dico quanti, anni fa. Sono andata a riprenderlo perché i libri dei grandi maestri sono eternamente giovani, eternamente attuali. Sto parlando di Io Sono proprio del Conte Saint-Germain e volevo appunto leggervi qualche estratto, cioè questo libro in realtà è tutto evidenziato in giallo, però vorrei proprio cominciare con il primo capitolo che dice Vita impersonale. Io sono. Io sono. Punto. A te che leggi, io parlo. A te che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai cercato con ardore nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni. Non sai tu neppure che cosa. Hai cercato la verità, la felicità, la libertà, Dio. Quindi, prosegue poi. Sei tu pronto a ricevere il mio cibo? Se lo sei, apri il tuo cuore. Siedi, punto. Calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Io, chi sono io che sembro parlare con sì conscio potere e autorità? Ascolta, io sono te. Quella parte di te che è che sa tutte le cose, che sempre seppe e sempre fu. Io sono tu, il tuo sé. Quella parte di te che dice io sono ed è io sono. Io sono quella parte alta di te stesso che vibra dentro di te mentre leggi, che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore dovunque lo trovi. Quindi noi siamo, io sono. Siamo quella parte che sente l'errore e scarta per sua natura l'errore, ovunque si trovi. Allora, capito? Noi abbiamo già tutta la saggezza, la conoscenza dentro di noi e annusiamo le frottole, annusiamo e scartiamo le menzogne. Le cose che non provengono dall'io sono. Ricordiamoci questo e attiviamo questa nostra capacità di discernimento.
Perché mai come oggi è indispensabile. Indispensabile. Questi sono tempi di grandi sfide, tempi molto interessanti, tempi in cui dobbiamo davvero sviluppare quello che i maestri più volte mi hanno detto. Che è la rilassata, rilassata, allerta. Rilassata perché significa che se io sono rilassata, sono nella calma. Siedi, dice il maestro, apri il tuo cuore, siedi, cioè stai tranquillo. Nell'agitazione, nella paura, non puoi concludere niente, non porta niente di buono agitarsi, spaventarsi. Io sono rilassata, quindi sono calma, ma sono rilassata, allerta. Cosa vuol dire? Che sono pronta ad accorgermi se c'è qualcosa che non va. Bene, allora, a parte i saluti, vediamo se c'è qualcosa che volete chiedere, altrimenti io vado avanti. E volevo appunto ricordarvi che la nostra possibilità di riconnetterci a questo spazio di calma per attuare appunto il discernimento è sempre possibile. Non lasciamoci convincere dalla nostra mente che ci dice, ma se io avessi tempo, se io avessi questo, se io avessi quello, allora potrei, perché sono menzogne. La mente è molto brava a mentire. C'è sempre la possibilità per noi, c'è sempre la possibilità di fermarci un attimo e dire, ok, dove sono? Cosa sto facendo? Qual è il mio posto? Ok. Mi fermo, respiro e ricomincio. Prendetevelo questo tempo, sempre. Parlavo prima di ombra e di luce, di dualità. Ebbene sì, esistono questi due opposti. Dobbiamo farci pace, nel senso che dobbiamo convivere. Ma del resto viviamo in un pianeta meraviglioso che alterna il giorno alla notte. Forse che la notte è cattiva? No, ma molto spesso ci hanno abituati a pensare all'oscurità come qualcosa di cattivo, di negativo. Pensiamo che la vita si genera nell'oscurità, non nella luce. Poi si dice dare alla luce, ma per arrivare alla luce si è passati per l'ombra. Allora l'ombra è in azione adesso, sì come lo è la luce. Ma credete che quest'ombra in azione, di cui parlano anche i maestri, tra poco arrivo al messaggio, sia qualcosa di esterno a noi? Ci piacerebbe avere qualcuno a cui dare la colpa, ci piacerebbe, no? Ancora fare. Quel famoso detto, si stava meglio quando si stava peggio, beata ignoranza, no? Dicono, non è così. Noi abbiamo preso la pillola rossa quando ci hanno proposto di scegliere tra la rossa e la blu. E allora, quello che noi vediamo fuori, ahimè, che ci piace o no, è la manifestazione di ciò che c'è dentro. È il nostro film. Il nostro film collettivo? Sì. La somma dei nostri film. Che cosa possiamo fare noi dunque? Poiché siamo i registi, e questa è la buona notizia, siamo registi, produttori, protagonisti, siamo tutto, la buona notizia è che possiamo iniziare a proiettare delle cose diverse. Ma ripeto, per proiettare delle cose diverse dobbiamo prima andare a vedere che cosa c'è in questo sistema. E questo è ciò che accade con qualsiasi lavoro di introspezione.
qualsiasi lavoro ben fatto e profondo di introspezione. E io aggiungerei qualsiasi lavoro che includa il corpo fisico. Perché dico questo? Perché se noi non siamo il nostro corpo, se noi non siamo i nostri pensieri, se noi non siamo le nostre emozioni, è vero che però abbiamo tutto questo. Siamo dentro a questo involucro, per cui siamo anche questo, non solo, ma anche. Allora, il nostro corpo, questo meraviglioso contenitore, ha una caratteristica peculiare, non mente. E quindi molto spesso ci invia dei segnali. Ehi, guarda che quella cosa lì non va bene, un doloretto. Ah, ma si va là, non è niente, ta 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 ta. Ehi, guarda che quella cosa lì non va bene, è dolorone, sì, eccetera, eccetera. Bene. È importante che noi non arriviamo al dolorone. Soprattutto in questo periodo dobbiamo essere forti. Nessuno parla di come si fa a rafforzare le nostre difese immunitarie. Nessuno lo fa. Bene, lo faccio io, che non sono un medico e proprio per questo posso permettermi di farlo in questi termini. La prima cosa da fare è tenere pulito il nostro sistema. Il corpo, ripeto, non mente, perciò qualsiasi lavoro che includa anche il corpo è un lavoro completo. Chi mi conosce sa, nei miei seminari io parto sempre dal corpo fisico, perché lui non mente ed è quello su cui nessuno può avere dei dubbi, anche i più scettici, ok? Il corpo fisico è anche la sede fisica, no, delle emozioni, per cui ci fa vedere che cosa c'è che non va dentro di noi. Man mano che andiamo avanti con il nostro lavoro di esplorazione, poi cosa facciamo? È come se noi accendessimo una torcia, quindi portiamo luce nell'oscurità. Man mano che illuminiamo, l'oscurità si scioglie. Attraverso il lavoro, di connessione a registri akashici, con le domande e le risposte, si fa un lavorone in questo senso. Bene, adesso rispondo a questa persona che ha scritto come si fa ad accedere ai registri. Come si fa ad accedere ai registri? I registri akashici sono dentro di noi, perché noi siamo anche in questa dimensione, che appunto l'ottava dimensione dicono, no? Una dimensione che non è fisica. Quindi noi in realtà siamo già lì. Però, poiché non ci crediamo, non l'abbiamo dimenticato, non lo sappiamo, non ci diamo neanche il tempo, l'opportunità, non sappiamo come fare. Ebbene, un modo molto semplice, in qualche video io ho guidato anche le persone, sem è semplicemente mettersi in silenzio ad occhi chiusi. Perché ad occhi chiusi? Perché, la vista fisica ci distrae. Tenendo gli occhi chiusi, magari creando il buio, noi diamo la possibilità al nostro terzo occhio di attivarsi, quindi abbiamo più possibilità di vedere quello che non si vede con gli occhi fisici. Magari alcuni vedono anche con gli occhi fisici, però in linea di massima è più facile invece avere una visione interiore. E quindi ci prendiamo del tempo, respiriamo, siamo in silenzio, cerchiamo di calmare i nostri pensieri. Perché? Perché i pensieri creano delle interferenze. Dobbiamo immaginarci che siamo come delle antenne radio che devono sintonizzarsi su una certa frequenza. E quindi, se noi stiamo lì a pensare, tutto quello che noi ascoltiamo sono i nostri pensieri. Ciao Leonora. E quindi, quello che noi facciamo, è cercare appunto di invece non ascoltare i nostri pensieri, che quelli già li conosciamo, sono sempre i soliti. E poi per facilitarci le cose facciamo delle domande. Perché? Perché così focalizziamo la nostra mente su una domanda e non stiamo lì, che è molto facile perderci. E poi rimaniamo in ascolto. Che cosa può arrivare? Non lo so. Potrebbe arrivare una parola di risposta alla nostra domanda. Potrebbe arrivare un'immagine, potrebbe arrivare una sensazione, un insieme di questo, niente di tutto questo. Questo è il viaggio che ti aspetta se ti puoi mettere in connessione, con il tuo registro dell'anima, con il tuo registro akashico.
Adesso lo sto spiegando in pillole, ovviamente. Insomma, poi ci sono, voglio dire, molte più cose da dire. Io poi personalmente, essendo maestra, e significa che sono stata iniziata per trasmettere l'insegnamento, nei miei seminari in cui faccio da tramite ai maestri per iniziare altre persone, appunto, i maestri trasmettono l'iniziazione, che è un aiuto molto potente per facilitarci la lettura. Però, ripeto, moltissime persone già accedono senza iniziazione. Quindi è una possibilità che è già in noi. Non serve aver studiato particolari cose, non serve aver letto, serve semplicemente la calma, la tranquillità e aprirsi a questa possibilità, aprirsi a un linguaggio che non è il linguaggio, a cui siamo abituati, è un linguaggio di luce. È una vibrazione. E quindi per percepire questa vibrazione, dobbiamo sintonizzarci, dobbiamo fare silenzio, silenzio mentale. Quindi tutto quello che ci porta appunto a silenziare la mente ci aiuta per accedere ai registri akashici. Bene, allora andiamo avanti. Questo plurale, maiestatis, vado avanti. E volevo passare sì, a questo messaggio che io ho canalizzato il giorno 13 di ottobre, quindi esattamente una settimana fa. Perché l'ho fatto? Perché anche su richiesta di molte persone ho chiesto i registri akashici cosmici, che sarebbero i registri akashici, diciamo, dove c'è l'informazione generale, non quella relativa a un'anima in particolare. Ho chiesto ai registri akashici cosmici di che cosa potevamo fare noi in questo momento e che cosa stava veramente accadendo a un altro livello. Perché quello che noi vediamo accadere intorno a noi in questo periodo è davvero una minima parte, è veramente soltanto un minimo aspetto della faccenda. Allora io, anche per vedere, insomma, così se c'era un messaggio rincuorante, incoraggiante, visto che tutti quelli che ci danno sono soltanto negativi, terrorizzanti, orrendi, ho detto aspetta, aspetta, che andiamo a chiedere. E vi dico un estratto, non tutto, poi lo pubblicherò magari sul mio sito tutto quanto, se qualcuno è interessato andarlo a leggere. E la prima cosa che mi dicono è questa: siamo riuniti in una specie di consiglio di luce. Vi ricordo che i maestri non parlano in italiano, i maestri, cioè le coscienze superiori che rispondono alla mia interrogazione dei registri akashici, si esprimono come vibrazione. Chiaramente, siccome io sono il canale, usano il mio vocabolario perché passa attraverso di me, ok? Perciò perdonate, insomma, se qualche parola è un po' strana, ma è difficile tradurre a parole una vibrazione, una sensazione. Quindi dice: siamo riuniti in una specie di consiglio di luce, due punti. Coscienze pure d'amore che si riuniscono come dei cristalli di luce per illuminare e irradiare luce alle coscienze. Quindi è molto bello, no? Questa immagine con cui si apre la lettura. Stiamo unendoci da ogni dimensione per sciogliere e contrastare questo mal esistere, malvolere che sta governando la vostra coscienza sul pianeta Terra. Stiamo avvolgendo il pianeta Terra di luce. Non siete lasciati soli in questo momento di transizione. Quindi è molto importante questo, che ce lo ricordiamo. Non siamo da soli, non siamo qua da soli. Noi siamo insieme agli altri che non hanno corpo in più dimensioni. E quindi questo contrastare questo mal esistere, mal volere che sta governando la vostra coscienza.
È come proprio se ci fosse una forma, no? Una forma densa, scura, che loro come cristalli irradiano e sciolgono. È come quando dicevo prima, no? Questa cosa che c'è fuori è la proiezione di quello che abbiamo dentro. Se noi andiamo dentro di noi, vediamo che cosa c'è che non funziona, lo illuminiamo. E poi dicono, e qui riassumo tutte le responsabilità del caso. È sempre più importante che vi riuniate. Fatelo, anche se le leggi non ve lo permettono. Fatelo dal cuore, fatelo fisicamente, fatelo come potete, ma fatelo con l'intento di potenziare la vostra luce. Ed è quello che io questa sera ho detto all'inizio per chi non c'era. Il mio intento questa sera è proprio questo, di riunirci per potenziare la nostra luce, per potenziarla da dentro a fuori. È tutto quello che possiamo fare ed è efficace per cambiare il mondo, per cambiare quello che non ci piace tanto. Ok? Quindi riunirsi dal cuore, fatelo come potete, ma fatelo. Allora io dico, andate a trovare le persone finché ci lasciano. Smettete di mandarvi messaggi e telefonare. Prendete la macchina, la bicicletta, andate a casa delle persone, una persona alla volta, così siete tutti tranquilli. Coltivate i vostri rapporti con i vostri conoscenti, amici, i vostri parenti. Coltivateli. E nel coltivarli, coltivate questo tipo di discorso. Parlate di cose belle, di cose divertenti, di cose piacevoli. Cambiamo la vibrazione, fatevi delle grandi risate. Andate a trovare le persone, portatele delle paste, delle cose buone, non lo so. Fate qualcosa di bello e almeno una volta al giorno. Coltiviamo i rapporti umani dal cuore perché sono fondamentali. E proseguo. Ah, ecco appunto, mi anticipo. Parlate d'amore, sentite l'amore, sperimentate l'amore. Per la paura e tutto il resto, non c'è bisogno che andiate a cercarlo, poiché essa vi circonda. Sono sempre molto ironici i maestri. Poi un suggerimento per quello che dovevo appunto dire, parla dell'importanza che ognuno trovi dentro di sé il proprio spazio d'amore in cui nutrirsi e da cui irradiare. Eccetera, eccetera. Il messaggio continua, io non lo voglio leggere adesso, però mi piacerebbe che magari se qualcuno ha qualche domanda, di queste persone che sono connesse, magari questo è il momento di scriverla qui nella chat, così posso rispondere. Se invece non vedo domande, io intanto vi anticipo che il prossimo appuntamento, se lo volete anche dire alle persone che stasera non potevano esserci, sarà il 20 ottobre, che questa volta capita di venerdì. Sempre con questa modalità, scusate, il 20 novembre, cosa dico? Cioè tra un mese giusto, quindi che sarà un venerdì, credo sempre alle 21:30, ma lo vedrete su questa pagina di Focus e sulla mia pagina. E quindi potrete, se volete, in questo tempo, magari scrivermi se ci sono delle cose su cui volete avere risposta. Allora, vediamo cosa dice. Non esporsi in questo periodo è l'unico modo, osservare e rimanere nel presente. Non è facile, ma si può fare. Esatto, Laura, esatto. Osservare e rimanere nel presente è proprio quello di cui parlavo prima. È un periodo challenging, un periodo che, insomma, che ti porterebbe facilmente in reazione. Io credo che la nostra maestria stia proprio nel non cadere nella trappola, perché cadere nella trappola non
non porta niente di buono né a me né agli altri. Cioè è sempre buono agire e non reagire. Quando io reagisco non sono libera, perché agisco in funzione di una risposta condizionata. Mentre se io mi prendo il tempo di discernere e poi agisco e mi assumo le responsabilità della mia azione, ok, fino in fondo, perché è importante che ognuno si assuma la responsabilità dei propri pensieri, delle proprie parole, delle proprie azioni. E soltanto in questo modo, io posso andare avanti nel mio percorso evolutivo. Vediamo se c'è qualcun altro. Proprio oggi riflettevo sulla necessità di mantenere i contatti fisici. Esatto, Giulia, è proprio così. I contatti fisici, abbracciarsi è importantissimo, è importantissimo. Ma sono stati fatti esperimenti, la psicologia è piena di test che riportano esperimenti con le scimmiette che dovevano scegliere se stare dal distributore alla mamma meccanica. Che dava loro cibo, o andare verso la mamma orsacchiotta a cui potevano rannicchiarsi e abbracciarsi, che non dava niente da mangiare. Preferivano morire di fame le scimmiette. Cioè, rendiamoci conto di quanto sia importante toccarci. Abbiamo un corpo, altrimenti, se non fosse necessario, non ce l'avremmo. La vita spirituale è meravigliosa, ma adesso, in questo momento, abbiamo scelto di incarnarci nel corpo fisico. Perciò abbracciamoci, perché ripeto, quando noi siamo nell'amore, siamo protetti e proteggiamo. Sì, proteggiamo perché siamo nell'amore contagiosi d'amore e aiutiamo. Il nostro sistema immunitario si espande il nostro cuore, hanno misurato il campo energetico del cuore. È 5 elettromagnetico, 5.000 volte più grande di quello del cervello. Capite quanto possiamo fare quando noi abbracciamo con le mani un'altra persona, la tocchiamo. Le mani sono l'emanazione del chakra del cuore. La stringiamo al cuore, i nostri cuori anche fisicamente si toccano. Cioè, è un'esplosione. Questo dobbiamo fare. Questo è importante, davvero. Fatelo il più possibile. Diffondiamo il coraggio. Diffondiamo la forza, diffondiamo la certezza, perché per il resto ci pensano gli altri, come dicono i maestri. Questo possiamo fare, questo è importante che facciamo, soprattutto questo siamo venuti a fare. Qual è la mia missione nella vita ogni giorno? Qualcuno me lo chiede. È questa la tua missione nella vita? Stare nell'amore, nella calma, nell'allegria, nella certezza che tu sei il io sono. E portare questa cosa fuori di te, ok? Non significa essere negazionisti, non significa essere cieco, non significa niente, questa è robaccia. Significa essere veri, essere chi siamo, scintille d'amore, di luce, potentissime, che si portano appresso anche delle ombre, che siamo qui per illuminare. Ebbene, è questa la vita in cui farlo, non la prossima. È questa, in questo momento, in queste circostanze, con queste limitazioni, con questi amici, con questi nemici. Questo è il tempo. Che fare per affrontare il sistema immunitario non solo fisico? Appunto, quello non so se forse tu ti sei collegata dopo. Comunque, quello che dicevo anche prima, il sistema immunitario non è solo fisico, noi tutti non siamo solo fisici. Il sistema immunitario è un sistema sensibile a cosa? A tutte le vibrazioni, alle vibrazioni emotive. Così come il corpo fisico, sono agitata, mi fa male lo stomaco, anche il nostro sistema immunitario, se io ho paura, si restringe. È come quando avete visto, no, che quelle macchine che misurano l'aura, il campo energetico che sta intorno a noi, no? E che quando pensiamo all'amore, questo si espande, no? Quando invece pensiamo alla paura, si restringe. Il sistema immunitario è la stessa cosa, cioè tutto dentro di noi risponde a una vibrazione o a un'altra. Quindi è chiaro che è importante fare delle cose. Brava, Erika, amarsi.
Amarsi in una sola parola. E cosa vuol dire amarsi? Vuol dire prendersi cura, fare delle cose che ci piacciono, sorriderci davanti allo specchio invece di criticarci, dire guarda che rughe, guarda che questo, guarda che quello, che cosa, no? Che noi siamo bravissime a fare. Il contrario, stop, silenzio, amarci. Volerci bene, farci delle gran risate, fare delle stupidaggini, sì, anche delle stupidaggini, ok? Bene. Ah, lasciarci essere. Ecco, tutto questo ci rende vitali, vivi. E tutte le costrizioni, giudizi, dovrei, ipotei, ma se fosse, tutto questo, la paura, tutto questo ci rende zombie, cioè morti viventi. Allora, noi vogliamo essere vitali, vero? Ecco, in questo modo. Il consiglio per alzare le energie positive è questo. Fate delle cose che vi piacciono, qualsiasi cosa sia, e non datene giustificazione a nessuno. Ok? Io ricordo quando a un certo punto stavo facendo uno studio nella mia svariopinta carriera della vita, ho cambiato tanti mestieri. A un certo punto stavo seguendo le indicazioni di un bellissimo libro che ho sempre consigliato a tutti. Di questa grande Julia Cameron, che era una sceneggiatrice che era specializzata nell'aiutare gli artisti bloccati. Bene, nel suo libro ci sono un sacco di esercizi, La via dell'artista, bellissimi, ma mi ricordo questo che diceva praticamente che uno, una volta a settimana, doveva fare quello che voleva il suo bambino, la sua bambina interiore. Cioè, non quello che vogliamo noi, gli adulti, quello che vuole lei. Lasciatevi guidare dalla vostra bambina, dal vostro bambino interiore, perché è molto interessante. Magari vuole fare delle cose stupide, fategliele fare. Perché noi non curiamo i nostri bambini interiori e loro non è che crescono, restano bambini. E se non li ascoltiamo, sono guai. Quindi questo è un bellissimo esercizio. Questo, come tante altre cose, fai quella telefonata a quella persona che ha tanto tempo vuole. Da tanto tempo hai voglia di sentire, falla invece di pensare di farla, falla. Fatti, vai a farti la spesa, a comprarti le cose che ti piacciono e fatti da mangiare con amore. Mentre cucini, metti su una canzone, metti su un mantra, impregna di energia positiva il tuo cibo, vedrai com'è diverso dopo. Ascolta della musica nutriente, bella, che ti fa sognare, che ti fa cantare. Canta, canta che ti passa, non è un modo di dire. Usa tutto quello che hai per stare bene e soprattutto quando puoi vai in mezzo alla natura perché la natura è potentissima. Sciogli i pensieri, metti i piedi sulla terra, sull'erba, sulla sabbia, dentro il mare, dove puoi, ovunque, nel bosco, dove ti pare, entra, tocca, fai la natura. La natura è una specie di lavagna che cancella tutto quello di pesante che hai addosso. Come si chiama il libro? Ecco qua, adesso lo scrivo nella chat. Si chiama La via dell'artista di Julia Cameron, che appunto è un bellissimo libro. Non so se si è preso, sì, di esercizi per artisti e funzionano. Quindi, questo posso dire, le energie positive si alzano così. Da quanto tempo non fate qualcosa che vi piace per il gusto di farlo? Qualsiasi cosa. Chiedetevelo e domani fatelo. Cercate di, ogni volta che vi trovate a fare qualcosa che non vi va, cercate di non concentrarvi sul fatto che non vi va, ma cercate di trovare qualcosa di bello anche nel fare quella cosa, una qualsiasi cosa. Io questo è un esercizio che faccio spesso. Io non ascolto il telegiornale normale perché chiaramente mi proteggo, ne leggo i quotidiani normali perché chiaramente mi proteggo, però anche quando mi arrivano notizie da fonti più attendibili, io cerco sempre, quando le notizie non sono buone, di focalizzarmi su che cosa c'è di buono e c'è sempre qualcosa di buono. È un'attitudine, è un'educazione. Abbiamo tante cattive abitudini, per esempio quella di criticarci. Bene, cominciamo a sostituirla con buone abitudini. È un esercizio,
C'è bisogno di ripetizione? Sì, ok, ripetiamo, tanto cosa abbiamo da perdere? Niente, ma abbiamo tutto da guadagnare. Bene, adesso è passato il nostro tempo, quindi io direi che noi per questa sera ci salutiamo. Voglio ripetere per chi si è collegato adesso che questa è una rubrica voluta da Anna Tamburini di Focus ed Enrico Valentini, che mi vedrà presente una volta al mese, la prossima volta il 20 di novembre, sempre su Focus. Cercherò di creare uno spazio nutriente per la vostra anima, portando quello che so, quello che mi arriva, i messaggi che canalizzo e soprattutto quello che voi magari mi suggerite, che desiderate sapere. Vorrei che fossimo fisicamente vicini, insieme, così potrei sentire le vostre domande, ma colgo questa possibilità e cerchiamo di usarla al meglio, in modo da non farci limitare diciamo, dalle distanze fisiche e sentire e mantenere sempre il contatto con i nostri cuori. Ok? Perfetto. Allora io vi saluto. Vi abbraccio dal cuore e vi abbraccio come farei se foste qui fisicamente. Grazie per il vostro tempo, grazie per essere stati qui con me. Un abbraccio, buona serata, buonanotte.